Nonna Rosaria, 100 anni, 7 figli, 34 nipoti, oltre i pronipoti. È stata una lunga vita per te. Grande, meritazione, molto particolare, molto particolare. Dimmi come sei stata in questi 100 anni, come hai vissuto? Bene, sempre bene. Qual è stato il segreto per vivere così a lungo? Così lo diciamo anche ai nipoti e a tutti i giovani di Cutro. Che mi ha tenuto bene, anche io mi ha tenuto bene a voi. Ecco. Che cosa avete lavorato, che cosa avete mangiato per essere così forte sino a quest'età? Tutto bene. Il fratello l'aveva non per malattie, sempre piegandolo, ma se no ha fatto una bella vita, una signora lavoratore. Hai avuto tuo marito, quanto siete stati insieme? Bravo, 65 in bottiglia. È morto il 65. 65. Quindi dal 65 in poi hai dovuto mandare una grossa famiglia. Ecco, brava, famiglia brava, davvero. E mi sono sposato il 17 novembre il 1934. 1934. 35 fatto a Giovanni. È fatto. Primo figlio. Poi? Un'altra è morta, non voglio uno. Poi a Vittoria, a tutti. Antonietta. E dal 65 come hai fatto a far crescere 7 figli? Che lavoro hai fatto? Tutto una brotta. A casa aiutavanti. Con sacrificio sicuramente. Bellezza. E da tutto nonno, che era bravo. Qual è stato il segreto per riuscire a vivere bene e così a lungo? Tranquilla, sono sempre tranquilla. Quindi tranquillità e serenità, va bene. Allora noi lasciamo la nonna Rosaria tra le braccia dei figli e dei nipoti e pronipoti per festeggiare questa bellissima serata. 100 anni non si arriva tanto facilmente. Auguri. 100 anni per la nonna Rosaria, le autorità sono qui presenti, il sindaco, il consigliere regionale, il sindaco Salvatore Migale. Sembra che prendiamo gusto a questi festeggiamenti di 100 anni. No, in effetti è la seconda centenaria che abbiamo quest'anno e noi è un buon auspicio per la nostra città, ma oggi c'è una bellissima partecipazione di familiari, parenti, amici. È veramente una bella serata da ricordare e con grande entusiasmo abbiamo accolto questi festeggiamenti, perché in effetti non è solo per la festeggiata e per i familiari, ma quando una persona raggiunge i 100 anni di età sicuramente diventa un avvenimento pubblico e quindi noi abbiamo voluto festeggiarlo insieme a Rosaria e a tutti i familiari e vedo che c'è una bella soddisfazione e questo è un augurio anche per la nostra città di progredire e di andare sempre più in positivo. Al consigliere regionale Francesco Sulla, nipote di una centenaria e quindi è già rodato in questo campo, diciamo quale probabilmente è la ricetta per vivere così a lungo? Questo bisogna chiedere a loro. Ed è quello che tutti ci interroghiamo, no? Tutti ci interroghiamo perché vorremmo tutti raggiungere questo traguardo, però siccome siamo alla seconda e ce ne sono altri che sono in prossimità di raggiungere questo traguardo, questo è di buon auspicio anche per tutti noi. Noi partecipiamo qui, facciamo la festa a loro, siamo contenti per loro, però pensiamo pure a noi stessi, un po' d'egoismo. No, comunque bando alla battuta, penso che questi siano momenti importanti per la nostra comunità, che è giusto che la viva tutto il paese. Io ci sono passato con la nonna, abbiamo partecipato, ma partecipo con lo stesso affetto, con la stessa stima, perché
dietro a loro c'è una storia, sono 100 anni, ci sono esperienze, ci sono cose, traumi, cose belle e cose brutte, come hanno scritto i nipoti in quelle bellissime lettere. Io penso che tutti noi dobbiamo viverla così e sperare che, insomma, visto che abbiamo tante difficoltà economiche e tante difficoltà sul lavoro, almeno la longevità che si possa, insomma, accrescere in questo nostro territorio. Margherita è una delle 34 nipoti della nonna Rosaria, oggi centenaria. Una bella festa, siamo nella sala polivalente Falcone Borsellino, una festa di popolo per la nonna e quindi per i suoi 100 anni. Allora, noi siamo molto orgogliosi di avere una nonna così, molto felici. E dobbiamo fare anche un ringraziamento comunque al sindaco e all'assessore alla regione per averci dato questa possibilità di festeggiare la nonna. Un ringraziamento comunque a tutti. Che cosa si prova a essere la nipote o i nipoti di una signora che ha vissuto 100 anni? È un'emozione molto grande, cioè bisogna proprio provarla comunque, è una cosa troppo grande, ecco, cioè io mi commuovo anche comunque. Al di là della commozione, puoi raccontarci qualche cosa della nonna, come, diciamo, in questi, visto che lei non è riuscita a dircelo, in questi anni come è riuscita a vivere, come è riuscita a nutrirsi e quindi arrivare a questa tappa importante? Mia nonna è sempre stata una donna forte, grande, per cui diciamo che anzi, lei ha sempre dato consigli a tutti, è sempre stata una donna attiva, diciamo, ecco, anche a noi, tutti i nipoti, i figli, ci ha sempre tenuto molto contenti, sempre felici, sempre col sorriso, non è mai stata arrabbiata, diciamo. Poi dobbiamo ringraziare anche mia zia, perché mia nonna abita dalla mia zia Antonietta, che l'ha tenuta veramente bene, per cui è arrivata anche a questa età, diciamo anche dovuto a lei, perché l'ha tenuta proprio bene.